Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Appuntamento dedicato al tema della disabilità, o meglio al connubio tra estate e disabilità. Un tema che voglio affrontare in questa puntata con Vitina Maioriello, presidente dell'associazione Mi Girano le Ruote Onlus di Campania, che ho in collegamento. Ciao Vitina, ben trovata. Grazie, grazie mille. Allora, dicevo, un tema questo che noi trattiamo spesso anche in altre occasioni. Allora ti chiedo com'è andata questa estate, quanto ancora c'è da fare per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'inclusione in generale? Quest'anno mi girano le ruote e io in particolar modo sono andata proprio in giro per andare a testare l'accessibilità di alcune spiagge, anche perché ce ne sono state segnalate alcune e ovviamente noi siamo andati a collaudarle. Siamo stati sulla Litorania Nuova di Paestum, dove hanno creato, devo dire, una spiaggia molto molto accessibile, proprio con dei quadrotti di cemento sulla sabbia che permettono a chi magari si muove in carrozzino o semplicemente con stampelle e bastoni di muoversi in modo veramente tranquillo. Ovviamente parliamo di una spiaggia già munita di sedia job che permette di fare il bagno a mare. Abbiamo dato dei suggerimenti all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfieri e l'assessore al ramo, perché ovviamente ci sono delle piccole cose che vanno integrate. Ad esempio, sicuramente devono essere creati degli spogliatoi, di cui al momento, voglio dire, la spiaggia è sprovvista, così come magari dei lettini da spiaggia più alti, perché quelli che ci sono hanno un'altezza standard, quindi avendo dei lettini più alti si permette a chi è in carrozzina di muoversi più facilmente. Però devo dire che già trovare un ambiente così come è stato realizzato è sicuramente una bellissima cosa. E devo dire, la cosa che mi ha colpito di più è che, a differenza di altre realtà di spiagge accessibili che sono state create, qui non parliamo di una spiaggia a sé, ma parliamo di una spiaggia accessibile creata nell'ambito di una spiaggia già esistente, di una spiaggia libera, dove vanno persone che non hanno sicuramente nessun tipo di disabilità. Quindi parliamo di vera integrazione, che poi è il pallino fisso di Mi Girano le Ruote, perché Mi Girano le Ruote parla sempre di disabilità alternativa, parla sempre di integrazione, di inclusione, mai di disabilità come un mondo a sé stante. Per quanto ci riguarda, non esistono disabilità, non esistono diversità, anche perché ognuno di noi è diverso da un'altra persona, quindi voglio dire, non vedo perché si devono creare questi ghetti. Siamo stati anche ad un altro lido, a Battipaglia, al Sunrise, che devo dire, anche lì hanno realizzato dei percorsi accessibili. Anche lì abbiamo dato dei suggerimenti su alcune migliorie che potranno essere apportate magari per la prossima estate, però ovviamente qualcosa si inizia a muovere per quanto riguarda le spiagge. Insomma, qualcosa si inizia a muovere anche dal punto di vista delle coscienze, della mentalità stessa relativa all'approccio al mare. C'è ancora tanto da fare sicuramente, Vitina, perché insomma basterebbe davvero poco a volte per rendere una spiaggia accessibile a tutti, quindi insomma resta ancora un buon lavoro da fare per il nostro territorio. Diciamo che noi siamo vigili su questo. E come associazione, naturalmente. Voi siete attenti all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche culturali e mentali, però insomma, in primis quelle architettoniche, finora insomma avete fatto un ottimo lavoro nei vari comuni in cui insomma siete operativi, a partire da Campania, che è il comune dove ha sede insomma l'associazione. Sì, siamo presenti ovunque perché poi noi giriamo, quindi alla scoperta sempre di posti nuovi. Purtroppo non dappertutto c'è la possibilità di abbattere a volte non solo le barriere architettoniche, ma anche le barriere mentali e culturali. Campania, ahimè, è un paese che, insomma, su cui si deve ancora lavorare. Abbiamo fatto alcune cose, ne faremo sicuramente altre, però ovviamente richiediamo anche la partecipazione
insomma, delle persone. La cosa importante è che stiamo coinvolgendo anche altri comuni, perché molto spesso non si rendono nemmeno conto della presenza di quelli che possono essere degli ostacoli, che possono essere superati con una certa facilità, non per forza spendendo milioni di euro. A volte bastano delle piccole iniziative, delle piccole idee e il gioco è fatto. Mi piace anche ricordare, ma naturalmente noi ne parliamo da tempo in altra sede, chiaramente con le nostre chiacchierate periodiche per Radio Alfa, mi piace ricordare che voi insomma avete superato anche la barriera delle sbarre, no? Quelle del carcere. Mi riferisco a Diversamente Liberi, questo giornale che ha la sua sede operativa all'interno dell'ICAT di Eboli. Sì, da 6 anni mi girano le ruote, ogni settimana va all'ICAT di Eboli, dove ha sede la redazione Diversamente Liberi. E lì lavoriamo come una vera e propria redazione giornalistica alla produzione del nostro mensile, appunto Diversamente Liberi. La particolarità della nostra rivista è che gli articoli contenuti in essa sono scritti solo ed esclusivamente da ragazzi detenuti della struttura penitenziaria. E siamo aggiunti al numero 62, quindi davvero insomma, una grande soddisfazione se soltanto pensiamo che siamo partiti dal nulla, non abbiamo nulla tra le mani, nel senso che non riceviamo finanziamenti da niente e da nessuno, ma andiamo avanti con le nostre piccole forze e le piccole donazioni che arrivano dai nostri sostenitori. Ritornando invece all'estate, anche se per molti volge al termine, abbiamo parlato di mare, ma c'è un'alternativa valida, e mi riferisco naturalmente sempre alle persone che hanno difficoltà motorie, rappresentata dalle terme. Sì, allora mi girano le ruote da diversi anni, era alla ricerca di una struttura termale accessibile. Sappiamo bene che il nostro comune qui vicino Contursi Terme è ricco di strutture termali, però devo dire che chi per un motivo, chi per un altro, non tutte, anzi quasi nessuna è accessibile. L'unica struttura al momento, secondo noi, veramente accessibile è Terme Capasso, una struttura alberghiera e termale che già architettonicamente è priva assolutamente di barriere architettoniche, quindi si può raggiungere facilmente, ci si può spostare in modo assolutamente tranquillo sia nell'albergo sia nell'area termale. Ma la cosa, diciamo, più bella che è stata realizzata proprio quest'anno è che diciamo, i titolari della struttura hanno acquistato dei lettini, i famosi lettini più alti, quindi arrivano a un'altezza di 52 centimetri, che praticamente permettono alle persone, appunto in carrozzina soprattutto, di spostarsi e quindi di stare in piscina in maniera comoda. Noi di Mi Girano le Ruote proprio poche settimane fa abbiamo donato una sedia da doccia, quindi che le persone potranno utilizzare sia in piscina sia nella struttura termale. La cosa che stiamo aspettando e la stiamo aspettando con tanta ansia è una sedia che praticamente permetterà a tutte le persone, quindi anche a quelle in carrozzina, di fare il bagno in piscina. Perché al momento per accedere in piscina è un po' complicato, ovviamente non tutti possono farlo, perché a volte dipende anche dal tipo di disabilità. Questa sedia che sarà acquistata sempre diciamo, dai titolari della struttura permetterà a tutti di fare il bagno in piscina. Tengo a precisare che questa struttura termale è già munita di una vasca per le cure termali con un sollevatore, quindi già al momento si possono tranquillamente fare le cure termali. Ovviamente per l'accesso in piscina si stanno attrezzando e noi ovviamente li sosteniamo insomma, con tutto il nostro cuore. Devo dire che non è stato semplice trovare una struttura del genere, ma soprattutto non è stato semplice trovare persone così sensibili. Quindi ci tengo veramente di cuore a ringraziare il direttore Marcello Formica, che
ma anche la signora Angela, la signora Paola, che sono le titolari, diciamo, della struttura, Angela Petrillo e Paola Petrillo, perché hanno dimostrato davvero una grande sensibilità verso, insomma, l'inclusione sociale. Loro parlano di accoglienza, ci tengono ad accogliere tutti nella loro struttura e devo dire che questa parola è davvero bella. Quindi quando si sta in questa struttura termale veramente si sente l'accoglienza e le coccole di potersi muovere liberamente senza dover aspettare magari sempre l'aiuto di qualcuno. Inoltre, questa struttura termale, a differenza di altre, è aperta anche durante il periodo invernale, quindi veramente la si può vivere tutto l'anno, non soltanto durante il periodo estivo. Un'ottima opportunità davvero. E sono temi, Vitina, che riprenderemo naturalmente ancora. Io nel frattempo ti ringrazio per essere stata mia ospite e ti auguro buone cose e buon lavoro quando mi girano le ruote. Grazie a voi e arrivederci. E io ringrazio ancora la presidente dell'associazione Mi Girano le Ruote Ollos di Campania, Vitina Maioriello, e grazie naturalmente a tutti voi per l'attenzione. A presto.